È un campionato bellissimo perché ogni domenica è difficile, quindi il piacere di giocare, deve esserci un piacere andare a giocare queste partite qua, perché ti puoi confrontare e puoi competere, e se competi puoi crescere. Competere per crescere, insomma, questo è il mantra di Mr. Pavanel, che dopo la vittoria all'esordio a Rocco con il Gubbio ha lavorato per migliorare reparto per reparto il gioco e la compattezza della Triestina. In vista della prima trasferta saranno a disposizione pure Lambrughi e Formiconi, squalificati la prima di campionato, e si attende di capire anche se verrà riproposto il duo di centrocampo Giorico-Paulinho, oppure se in abbinata al nuovo acquisto ed autore del primo gol dell'anno ci sarà il più muscolare Maracchi. Quanto all'attacco, ma in realtà complessivamente di squadra, bisogna tenere conto che con le 5 sostituzioni il modo di gestire le partite è ormai nettamente diverso rispetto al passato. È chiaro che tutto questo, come è stato giustamente detto, deve essere metabolizzato dai calciatori. Per l'allenatore è anche abbastanza semplice, è più dei calciatori che devono capire che ad oggi anche fare 45 minuti è dare un contributo importante. Non è mancata poi una stoccata di Mister Pavanel rispetto a quanti, come l'ex allenatore dell'Unione Fabio Rossitto, ma non solo, danno la Triestina come sicura favorita del girone B. Chi ci vuol male ragiona così, chi ci vuol bene sta compatto, sta così come voglio la mia squadra, umile, concentrata, che affronta ogni avversario con la stessa determinazione, che pensa di partita in partita. Chi ragiona così cerca probabilmente di trovare degli appigli, di scaricare un po' di responsabilità. Io credo che invece ritengo che questo sia un campionato molto equilibrato, molto competitivo, dove ci sono tante squadre che lotteranno per il vertice e noi siamo una di queste, ma anche le altre. Credo che non siano contente di fare un campionato a guardare.